Un caloroso benvenuto a tutti coloro che tramite la piattaforma YouTube si sono messi all'ascolto della cronaca che andiamo ora a proporvi. Sono Nicolò Sperandei e mi trovo oggi, sabato 9 gennaio 2016, allo stadio comunale Santa Rita d'Acascia, situato nella località poco fa nominata, per proporvi il resoconto della gara fra l'Unione Sportiva Dilettantistica Acascia e la Polisportiva Dilettantistica AMC 98, incontro valido per il girone B della 17esima giornata, la seconda di ritorno del campionato di juniores regionale a 2 Umbro. La società di casa, l'Unione Sportiva Acascia, si trova in classifica alla penultima posizione, la 15esima in piena zona play-out ad 11 punti, seguita solo dall'Arrone a 6 punti di distanza. Per il Acascia vi sono 7 lunghezze dalla zona salvezza, occupata a 18 punti dalla GM10 di Guardea. La compagine ospite, la Polisportiva Dilettantistica AMC 98, si trova invece all'ottava posizione con 20 punti, ad 8 lunghezze dal quinto posto, il primo disponibile per i playoff, che è occupato dal Bastia, che si trova quindi a 28 punti. Il Acascia viene da una sconfitta esterna per 2-0 contro l'Amerina, mentre l'AMC 98 arriva da un pareggio casalingo per 2-2 contro la Vis Nuova Alba di San Martino in campo nel comune di Perugia. Si tratta di due gare risalenti all'ultimo turno di campionato del 19 dicembre scorso, ormai 2015. Ricordiamo che in contemporanea alla nostra oggi si svolgono due importanti gare ai fini della classifica. Si tratta di Terni Est Orvietana, entrambe le compagini sono infatti appaiate in classifica a 22 punti. Junior Campomaggio, Polisportiva Giovanile Salesiana e Riberto Bosico, gara che, oltre ad essere un derby, potrebbe determinare degli sconvolgimenti nelle zone basse della classifica. Il Campomaggio si trova infatti in zona salvezza a 19 punti, mentre la Bosico è in piena zona play-out a 16 punti. Le due gare sono dirette rispettivamente dai signori Marco Bicchieri della sezione di Foligno ed Edoardo Maria Caprara della sezione Aia di Terni, ai quali facciamo i nostri auguri per un'ottimale direzione del match calcistico. Ci troviamo, come abbiamo poc'anzi detto, a Acascia, ovviamente ottime le condizioni del terreno di gioco, trattandosi di un manto erboso in erba sintetica, condizioni meteorologiche meno belle, è spuntato il sole ma siamo sovrastati dalle nuvole. Ci aggiriamo a una temperatura attorno ai 12-13 gradi, anche se tira un fastidioso vento che sposta continuamente i nostri fogli. E le formazioni stanno per scendere in campo e diamo lettura delle formazioni delle due compagini. Allora, l'Unione Sportiva Acascia si presenta con il numero 1 a porta, Moscatelli Angelo, il numero 2 Ciccolini Manuel, il numero 3 Marini Mirko, il signor capitano, il numero 4 Zamponi Riccardo, vice capitano, il numero 5 Rocchi Emanuele, il numero 6 Cucci Mattia, il numero 7 Shaki Ali Hassan Ani, il numero 8 Paoloni Andrea, il numero 9 Di Curzio Omar, il numero 10 Paliani Simone, il numero 11 Pasqualucci Simone, il numero 13 Bonanno Emanuele, il numero 14 Alemanno Ludovico, il numero 15 Loretucci Manuel, il numero 16 Moretti Ivan, il numero 17 Lucu Alex Mario e il numero 18 Icome Giorgio. Dirigente accompagnatore è il signor Zamponi Gianmario, l'assistente dell'arbitro di parte il signor Bonanno Enrico, in panchina siede il signor Alesse William. La Polisportiva Dilettantistica AMC 98 scende in campo con Altobelli Matteo, il capitano, a porta, Marcelli Simone numero 2, numero 3 Busecchini Federico, numero 4 Proietti Luca, numero 5 Pozzoni Ghita Daniel, numero 6 Simone Gentili, numero 7 Tromboni Gabriele, numero 8 Venturi Andrea, vice capitano, numero 9 Crespi Riccardo, numero 10 Antonini Raffaele, numero 11 Guzzi Andrea. Numero 13 è D'Alessandro Giovanni, portiere ma in questa occasione in veste di difensore per problemi al ginocchio. Numero 14 Fattorini Samuele, numero 15 Pergolari Leonardo e il numero 16 Angeli Alessandro. A dirigere la gara è il signor Leonardo Cipolloni della sezione di Foligno, al quale facciamo i nostri migliori auguri per una eccellente direzione di questa competizione calcistica. Le due squadre si trovano ora alla nostra sinistra per l'ingresso in campo, davanti a loro si trova il signor Cipolloni della sezione di Foligno. Speriamo vivamente che il vento smetta di soffiare, perché sposta in continuazione i nostri fogli e ci renderebbe anche la difficile la scrittura per la segnatura delle reti. Ringraziamo ovviamente e vivamente il signor Sandro Crespi che ci ha portato a Acascia
e che dovrà sopportare per 90 minuti questa radiocronaca. Allora, le due, il direttore di gara sta controllando la rete alla nostra sinistra, diremo poi in che direzione giocano le due squadre rispetto a noi. Noi siamo nella tribuna centrale e abbiamo a noi opposte le due panchine. Alla panchina alla nostra sinistra siede la MC98, la società ospite, alla nostra destra l'Unione Sportiva Dilettantistica Cascia. Con le due squadre hanno fatto ufficialmente il loro ingresso in campo. Noi andremo ovviamente a prendere anche il tempo della gara, se sarebbe altrimenti inutile. Ecco qua, direttore di gara effettua il classico fischio pre-partite, le due squadre stanno salutando. Si passa la l'Unione Sportiva Cascia mentre la MC98 è ferma. Saluti di rito anche fra la panchina avversaria e il capitano della squadra di casa. Direttore di gara si accinge a controllare anche l'altra rete, quella che gli mancava. Vediamo le due compagini già disposte in campo e forse quindi è stato già effettuato il sorteggio, ma scopriremo fra pochissimo quando direttore di gara, sì, quindi il Cascia gioca rispetto a noi da destra verso sinistra e ovviamente da sinistra verso destra la MC98. Pronto il direttore di gara per il fischio inizio e noi siamo pronti per iniziare. Ultimi controlli con i due portieri ed ecco qua, batte il Cascia e subito un lancio in avanti verso l'11, ma Marcelli in maniera abile butta in fallo laterale ed esce e va a battere il signor 11 del Cascia, Pasqualucci, che la dà però al 2 Ciccolini. Ciccolini per un suo compagno, ma intercetta Gentili, Tromboni a metà campo, se ne passa a due, riesce a portarlo via il numero 5 del Cascia, il signor Rocchi. Siamo ora dalla parte opposta, alla palla Guzzi, ora per Proietti, anzi Busecchini, che la calcia addosso a un giocatore del Cascia ed esce. Batte Busecchini, rimessa laterale, e ora controlla il numero 4 del Cascia in difesa, il signor Zamponi, il vice capitano, che la dà al portiere Moscatelli, che rilancia, intercettata a metà campo e da un compagno, serve l'11, Pasqualucci si trova sulla fascia, la dà a Shaki Ali, che crossa in mezzo e una gran presa di Altobelli che manda via con i pugni un insidioso cross spedendolo in rimessa laterale. Si accinge a battere il numero 3 del Cascia, Marini, signor capitano, che la dà al 10 Paliani. Ecco, adesso diceva a metà campo, il 6 serve dentro l'area ma intercetta Proietti per Venturi di testa, la passa Gentili che riesce a abilmente con disimpegno a darla via e ora la prende Busecchini che sulla fascia opposta alla nostra si fa intercettare e la deve mandare in fallo laterale per il Cascia. Battuto il numero 9 di Curzio, pressato, riesce a portarsela via ma la fa uscire e Busecchini batte la rimessa laterale. La prende il 10, la prende il 10 che si trova a metà campo e ha tentato di servire l'11 ma è stato intercettato. Adesso Gentili, gli viene fatto un fallo di gamba tesa e ottiene così un calcio di punizione. Batte subito velocemente ma non riesce a passarla al compagno e a metà campo la riprende il Cascia e adesso è in possesso del numero 7 Sciocchi, che tenta di servire l'11 che è in buona posizione anche se è marcato, se la porta avanti e il direttore di gara assegna giustamente il calcio di punizione, fallo operato da Luca Proietti, il numero 4, un calcio di punizione da ottima posizione per la MC98. E va alla battuta il numero 7 del Cascia, Shoki Ali Hassan Ani.
da ottima posizione, piazza la barriera Altobelli. Il tiro e la devia Antonini. Mischione in aria, arriva Altobelli e la prende fra le sue mani sicure. Rinvio a metà campo. Intercetta Cucci del Cascia, ora la prende Venturi per Antonini, che viene però bloccato non fallosamente secondo l'arbitro. La riprende Sciacchi del Cascia e ora la ottiene il pallone, il 9 che serve l'11 Pasqualucci, che però non riesce a prendere il pallone e viene recuperato da Altobelli, che lo ridà in difesa a Pozzoni. Ora Antonini con il 10, la riprende Gentili dopo che Antonini aveva perso palla e ora ci ritroviamo nella difesa della M con Pozzoni che recupera, evitando così un fallo laterale. Però il pallone viene intercettato da Paliani del Cascio, il numero 10, che la manda in fallo laterale, batte come al solito il 3 Busecchini. Fallo sulla rimessa laterale da parte del Cascia verso un giocatore dell'MC 98 e sarà calcio di punizione, battuto anch'esso da Busecchini. Sulla fascia all'opposto rispetto a noi, batte lungo e il 4 del Cascia, Zamponi, il vice capitano, intercetta ma la ridà sui piedi di Gentili. Pozzoni però perde palla, arriva il 7 del Cascia, tira. Miracoloso l'intervento di Altobelli su Sciacchi, che aveva preso palla. Altobelli era andato verso Sciacchi e con le mani gli si è messo in mezzo, non facendosi smarcare ma non bene. Poi è arrivato Proietti a salvare definitivamente e mettere in calcio d'angolo, battuto dal Cascia. Adesso prende il 3 Marini, adesso la palla è al 6 a metà e tira fuori dalla posizione di circa la mezzaluna. Cucci ha tirato alto da un'ottima posizione comunque. E adesso rimessa dal fondo per l'MC 98 con Altobelli, che attende per battere. Siamo all'incirca al settimo minuto del primo tempo. Batte adesso Antonini a metà campo, ma viene fermato fallosamente e dalla tre quarti campo c'è calcio di punizione per la MC 98. Calcio di punizione su cui va Gentili. Attacco incitato da Altobelli, Gentili cede il pallone a Pozzoni che va quindi alla battuta. Calcio di punizione diretto di prima. Battuto Pozzoni, c'era Tromboni non in posizione di fuori gioco perché è partito in linea con i difensori del Cascia davanti alla porta, ha sprecato un'ottima occasione. Poi sono arrivati i difensori e l'hanno messa in calcio d'angolo per la MC 98, calcio d'angolo su cui va lo stesso Tromboni. Battuta dei Tromboni, arriva Moscatelli che la prende in maniera sicura fra le sue braccia, la ridà all'11 Pasqualucci, serve Sciocchi del Cascia che aggira Antonini e tira. Gran tiro del 7 Sciocchi, che finisce a raso del palo sinistro di Altobelli. Di pochissimo, non ha centrato il palo. Adesso Altobelli, arrabbiato, va a prendere il pallone per effettuare la rimessa dal fondo. Altobelli lentamente adesso battuto, il pallone arriva in mezzo sulla testa di Antonini. Crespi tenta il tiro da vicino all'area di rigore, tiro inutile, palla si accomoda sul fondo con Moscatelli che la va a recuperare, il numero 1 del Cascia. Aspetta sulla battuta Moscatelli, attende indicazioni, batte, la palla arriva come solito alla metà campo in queste occasioni con una gamba tesa di uno del Cascia, Sciocchi. Adesso la palla è dell'11, Pasqualucci, che la serve a Sciocchi sulla nostra fascia. Sciocchi davanti a Gentili, Sciocchi
a Di Curzio, che la ridà lo stesso Choquet, che si trova adesso alla fine del campo, pressato da Marcelli, se non sbaglio, sì, è proprio Marcelli. Adesso a Cucci, al numero 6. Cucci la ridà a Pasqualucci in presunta posizione di offside, ma perde palla che viene presa da Venturi e data a Crespo alla metà del campo. Adesso la palla è a Gentili, che crossa in avanti per Tromboni, che però non la prende, la palla va a finire nelle mani sicure di Moscatelli. Moscatelli che restituisce subito il pallone ad un suo difensore, precisamente Zamponi, in mezzo per Di Curzio. Mischia e la palla ritorna a Zamponi, che la dà a Paliani. Il pallone esce. Mi arrivano suggerimenti da dietro. Io stavolta mi sono premunito di liste. L'esperienza a Bevagna l'avevo fatta solo con i numeri. Comunque adesso in difesa Pozzoni recupera un pallone, ma subisce fallo. Subisce fallo da un giocatore del Cascia, di cui non riusciamo adesso a leggere il numero e quindi a trovare il nome. Nel numero 9 ad effettuare il fallo Di Curzio, che effettuava il fallo su Pozzoni. Adesso va alla battuta Altobelli. Batte Altobelli, la palla arriva sulla fascia opposta alla nostra. Adesso la recupera il 6 del Cascia, Cucci. Cucci per Pasqualucci, che però la dà Gentili. Gentili che prende palla a metà campo, riesce a smarcarsi i due giocatori del Cascia. La verticalizza per Marcelli, che la dà in avanti a Tromboni, che si trova sulla nostra fascia, che cerca di servire Guzzi inutilmente perché il pallone viene intercettato da Marini, che la ridà in avanti per Di Curzio, che ha perso palla. Adesso il pallone è di Pozzoni, alla metà campo per Antonini, che la dà Busecchini sulla sua sinistra. Busecchini in avanti, ma il pallone viene intercettato da Zamponi, sul giocatore del Cascia sulla fascia, ma e il pallone passa alla fascia opposta al grande Shawki, che già da subito ha dimostrato delle buone doti tecniche e giocatoriali, ma perde palla andando da Tromboni. Adesso può partire Crespi, ma non ci arriva e il pallone va nei piedi di Marini, che lo passa, lo verticalizza sulla sua fascia. Poi questo giocatore in avanti, ma non va bene il cross, la prende Busecchini. Busecchini alla sulla fascia opposta alla nostra, verticalizza in avanti per Guzzi, che però riesce a tenere il pallone, anzi, però poi no, la MC riesce ancora a tenere il pallone con Crespi. Gentili in avanti, ma Tromboni era troppo arretrato, così va tranquillamente nei piedi di Moscatelli, che però ridà il pallone ad un suo difensore, Zamponi, grazie. Pallone ritorna a Zamponi dopo che era stato passato in avanti. Tenta di servire Pasqualucci, ma il pallone viene preso da Proietti. Proietti riesce comunque a portarsela avanti, ma adesso torna nei piedi di Paliani, che tenta di servire Pasqualucci, che la prende di testa. Poi la palla viene toccata da un giocatore dell'MC 98 e va fuori nella fascia opposta alla nostra. Quindi Marini, il capitano, si reca a battere la rimessa laterale. Marini per Di Curzio. Ancora Marini sulla fascia opposta, mette in mezzo un pallone interessante per Choquet ed arriva Altobelli in maniera provvidenziale. Un grandissimo cross di Marini per Choquet, che la prende di testa e la stava per insaccare alla destra di Altobelli se quest'ultimo non fosse arrivato provvidenzialmente a salvarla. Calcio d'angolo su cui va Paoloni a battere. Più occasioni per l'USD Cascia. Paoloni batte in mezzo, adesso al limite dell'area Paliani tira, grandissimo anche adesso Altobelli, che si dimostra una barriera umana in porta. Ma grandissime prestazioni di Choquet, che ha avuto moltissime palle gol fino adesso. Adesso dopo il rinvio per Gentili, che la dà a Crespi ma non riesce a tenerla. Cucci ad un suo compagno Paliani. Adesso la riprende Guzzi, che tenta ancora di servire Tromboni, ma la palla, come nella maggior parte dei casi, va nelle mani di Moscatelli. Moscatelli, portiere per Choquet. Ecco.
E qui c'è stato un cross in avanti per Pasqualucci che poteva trasformarsi in un'azione interessante se avesse tenuto palla, invece l'ha persa, adesso ce l'ha ai piedi Altobelli che rinvia sempre a metà campo per Crespi che però viene tenuto dal numero 5 Rocchi, ma adesso la palla è la M Tromboni, poi Venturi, adesso dalla nostra fascia Marcelli che tenta di servire Crespi che però è tenuto da Rocchi e questa volta il direttore di gara si vede costretto a fischiare il fallo. Crespi aveva provato a partire ma fermato da Rocchi è caduto ed il direttore di gara ha assegnato giustamente a nostro parere il calcio di punizione su cui si trova Tromboni per la battuta. Vediamo se è da posizione interessante alla tre quarti, vediamo se tenterà di battere oppure crosserà in mezzo. Il vento si è fortunatamente calmato e possiamo con più tranquillità continuare in questa nostra cronaca. Alla battuta Tromboni dopo il fischio dell'arbitro, il tiro diretto! E anche qui dobbiamo dire un bel tiro che ha rasentato il palo alla sinistra del portiere che recupera e si accinge a battere la rimessa dal fondo. Battuto ma non in maniera regolare e l'arbitro fa ripetere. Batte il portiere che però la dà a Tromboni che tenta di giocarla in avanti ma non c'era nessuno. Ora ritorna sui piedi del Cascia su un difensore che la rinvia in avanti e Proietti accompagna tranquillamente la palla in fallo laterale. Ricordiamo che in panchina, se non l'abbiamo detto per la MC98, c'è l'allenatore Franco Montecchiani, il dirigente accompagnatore Foglia Alberto, il dirigente Tromboni Roberto e l'assistente di parte Piscini Luca. Adesso ci troviamo a metà campo, la palla è dell'MC98, Gentili la serve sulla fascia opposta alla nostra, Busecchini che verticalizza in avanti per Guzzi che la dà bene per Crespi ma Crespi non ci arriva e viene recuperato da un difensore del Cascia. Ora in difesa per la M Proietti, Busecchini male di testa inavvertitamente e ci va Paliani che perde palla e viene ripresa da Busecchini marcato da Pasqualucci. Ora Antonini, la palla è di Guzzi, Antonini cade, l'arbitro reputa ci sia fallo, la palla è uscita e viene assegnata rimessa laterale per l'MC98, rimessa laterale sulla quale si reca Busecchini alla battuta, intercettata Antonini, adesso Gentili indietro di nuovo per Busecchini che la ridà ad Antonini quasi alla tre quarti del campo ma che la ripassa indietro a Proietti. In avanti per Marcelli sulla nostra fascia, Tromboni riesce a smarcare Ciccolini. Tromboni ha cercato di crossare in mezzo ma Zamponi ha intercettato il cross e l'ha mandata in calcio d'angolo su cui si reca anche questa volta Tromboni molto lentamente. Tanto indicazioni più sommesse da parte di Montecchiani, più a viva voce da parte del signor Alesse. In mezzo Tromboni spazza via sulla mezzaluna Paoloni che la ridà indietro però a Busecchini che crossa in mezzo. Crossa in mezzo e ci sarebbe da solo Gentili che però non approfitta e la palla va nelle mani tranquille di Moscatelli. Siamo al 18esimo, al 19esimo e il risultato è ancora di 0-0. Moscatelli ha suo difensore che adesso l'ha data a Paliani, che l'ha data a Cucci che l'ha persa, presa da Venturi e adesso ce l'ha Antonina da tre quarti che tenta di servire Guzzi ma il pallone viene intercettato. Adesso a metà campo, palla per Antonini che la dà a Venturi. Venturi in avanti per Guzzi ma il pallone viene preso dal capitano Marini che lo mette tranquillamente in fallo laterale. Battuto da Busecchini per Antonini Raffaele che la dà indietro a Gentili che tenta di darla avanti ma arriva benissimo Paoloni. A metà campo adesso per il grande Sciocchi che ha dimostrato, ricordiamo, delle ottime doti di giocatore. Sulla nostra fascia si accentra ripassandola a Paoloni che si trova ormai vicinissimo all'area dell'MC, però passa dentro ma per Pasqualucci ma la prende Gentili. Adesso Tromboni in avanti sulla fascia, evita la marcatura di Sciocchi, passaggi in avanti, il pallone viene preso da Rocchi che lo mette provvidenzialmente in fallo laterale sulla nostra fascia dove noi ci troviamo in tribuna. Il pallone va a Marcelli che batte immediatamente, Crespi in aria tenuto,
tenuto dal 5 Rocchi, che provvidenzialmente anche questa volta la mette in calcio d'angolo. Se c'è stato un inizio in attacco migliore del calcio, adesso le cose si stanno equilibrando con delle ottime entrate nell'area avversaria da parte della MC98. Pallone è andato fuori, ne viene dato uno da parte di Cucci a Tromboni, che batte sempre lui il calcio d'angolo. Tromboni alla battuta, batte Gentile, ha tentato di alzarsi ma non vi è riuscito. Adesso Guzzi si reca sulla fascia opposta alla nostra, dove è andato a finire il pallone, ma Marini sulla battuta di Guzzi lo butta fuori. Battuto Guzzi, adesso ci troviamo limite dell'area del calcio, la palla viene mandata via e viene presa da Pasqualucci, che si trova nella fascia non pertinente alla sua, non è la sua fascia, cioè proietti nella tre quarti campo della sua metà campo, quindi per la tre quarti campo del calcio sarebbe proietti ancora nella sua metà campo. In avanti per Guzzi, che la prende di prima, la dà ad Antonini, che cerca di darla a Guzzi senza nessun successo. Però sezione del calcio rimanda avanti. Di Curzio a metà campo, la passa a un suo compagno, che poi la dà al 10 Paliani, che tende ad andare avanti, è marcato però da Busecchini, che è riuscito nel suo intento di ottenere la rimessa dal fondo, che verrà battuta ovviamente da Altobelli. Siamo al 22esimo quasi ed Altobelli si accinge a battere la rimessa dal fondo. Alla metà campo Crespi, sempre tenuto da Rocchi, si libera e tenta di darla in avanti, ma la prende solamente Zamponi, che la dà a Moscatelli, che non la può prendere con le mani. Rimette in mezzo Gentili di testa, Tromboni di prima gamba alta, tenta di prenderla Ciccolini ma non vi riesce. Ciccolini tira, va sui piedi di Tromboni, in rimessa laterale per il Cascia. Si sta rialzando il maledetto vento che dà molto fastidio a noi e agli oggetti che teniamo con noi. Battuta rimessa laterale per il 6 Cucci, che la dà in mezzo, e la palla va però a Proietti, che la passa a Pozzoni, tenuto da 2, riesce a smarcarsi e a darla a Busecchini. In avanti per Guzzi, riesce a prenderla ma è marcato da Zamponi, che la riesce a mettere in rimessa laterale per la MC98, su cui va il consueto Busecchini. Busecchini tira, intercettato brevemente da Crespi, diversi batti e ribatti fra le teste dei giocatori e la palla va nelle mani di Moscatelli. Si è però fatto male, vediamo se non sbaglio, è Antonini. L'arbitro ha fischiato e quindi vi dovrà obbligatoriamente essere la rimessa da parte sua, da parte del direttore di gara. Guzzi la ridà sportivamente al Cascia, Moscatelli, di cui era proprietà il pallone prima del fischio. Moscatelli batte, consueto campanile che va a finire sulla testa di Gentili, che il colpo di testa va fortunosamente sui piedi di Tromboni, che è tenuto inizialmente da Sciocchi, riesce ad andare ma non riesce a portarsi avanti la palla, che esce e la rimessa laterale per il Cascia sulla nostra fascia. Batte Ciccolini sulla testa di Venturi, che poi è da un giocatore del Cascia. Paoloni a metà campo, Sciocchi, Sciauchi, Sciaui, adesso Gentili a metà campo per Tromboni. Il pallone è uscito su un tocco del giocatore del Cascia, pensiamo 2, Ciccolini, quindi calcio d'angolo dalla parte opposta rispetto alla nostra. Ci scusiamo con Sciaui, e questa è la pronuncia corretta del suo cognome. Ora va alla battuta del calcio d'angolo per la MC98 Tromboni, anche dalla fascia opposta, sempre di sua competenza il calcio d'angolo, li ha battuti tutti lui. In mezzo la mandano fuori i giocatori del Cascia, Sciaui per Paoloni, Paoloni in avanti per Pasqualucci, ma cross troppo lungo e la palla finisce in rimessa laterale nella zona opposta alla nostra, sulla quale andrà il consueto Busecchini. Busecchini tira,
E la palla rimette, cioè la palla va ad Antonini, che la passa a Gentili in avanti per Tromboni alla metà campo. Venturi nel cerchio di metà campo, in avanti per Guzzi, ma la palla viene abilmente presa prima da Marini e poi da Zamponi, che la ridà a Marini alla fascia opposta alla nostra, in avanti, ma la palla non va al suo compagno ma a Busecchini, che sbaglia però, ma ritorna nei piedi di Antonini. Poi Gentili, Venturi, interviene Paoloni, scascia il pallone, ritorna a Shawi, se non sbaglio, del Cascia, che viene marcato da Crespi, e Venturi tenta fallosamente di prendere la palla a Shawi, non riuscendovi, la dà indietro a Zamponi, che mantiene ancora il controllo del pallone alla, nella sua metà di metà campo, ma lo dà erroneamente in un passaggio a Guzzi, che tira in avanti ma viene fermato. Però c'è, è successo un pasticciaccio, il pallone è tornato indietro per i difensori del Cascia, era stato preso da Ciccolini, che però non aveva visto l'uomo Tromboni dietro di lui, che ha tentato di prenderglielo e l'ha messo poi provvidenzialmente in fallo laterale, su cui va Marcelli, batte Venturi, tenta di prenderla ma arriva prima Paoloni, ma l'arbitro fa ripetere la rimessa laterale al Cascia per controfallo, per fallo dell'MC. Battuta, ora la palla è sui piedi di Gentili, che tira da una buona distanza, il pallone va nettamente di alcuni metri rispetto al palo destro del portiere Moscatelli. Moscatelli si accinge a sistemare il pallone per batterlo e lo dà alla sua sinistra a Ciccolini, che si trova sulla nostra fascia. Ciccolini in avanti per Pasqualucci, che però non arriva, lancio troppo alto, e ci va Marcelli a battere la rimessa laterale. Marcelli batte per Tromboni, che però non arriva, la palla presa prima da Pasqualucci e poi intercettata da Ciccolini, palla è uscita, Ciccolini non vi è arrivato e quindi rimessa laterale in zona avanzata, battuta da Marcelli, MC 98, Crespi in area, tenuto da Rocchi, la palla esce dall'area, va sui piedi di Cucci, che la deve mettere in fallo laterale, su cui va a battere Marcelli, Tromboni solo, adesso però la palla viene presa da Paliani, che la passa a Sciacchi, che si trova solo con Proietti davanti, si trova all'ingresso dell'area, tiro debole che va sulle mani di Altobelli, sbaglio difensivo della MC 98, Altobelli rimette, palla a metà campo per Crespi, più della metà campo, Crespi nel 1 da Rocchi, adesso colpo di testa di Zamponi, che dà la palla sulle mani del portiere Moscatelli. Ciccolini alla metà campo per un suo compagno, ora Zamponi in avanti, ora la prende di nuovo Ciccolini nella nostra fascia rispetto a noi, quella più vicina a noi, aveva tentato il passaggio Ciccolini al suo compagno Pasqualucci, il quale però non è arrivato a prendere la palla, è andata in rimessa laterale, battuta ora da Marcelli, che sta sondando il terreno e a chi passarla. Marcelli batte per Crespi, tenuto dallo stesso Rocchi, che si è dimostrato più volte falloso. Ciccolini crossa per la fascia opposta alla nostra ad un suo compagno e il pallone va sui piedi di Marini, che lo ridà, se non sbaglio, a Zamponi. Ora l'aveva data al 9 di Curzio, che l'ha persa. Adesso Gentili a metà campo, pressato da Sciocchi. Pubblico non è d'accordo sull'intervento dell'arbitro, che ha punito il fallo di Sciocchi su Gentili. Gentili aveva battuto subito per cercare l'occasione in avanti della sua squadra, ma l'arbitro ha fatto ripetere poiché Gentili aveva preso troppi metri in avanti per battere il calcio di punizione. Pozzoni nel cerchio di centrocampo, batte in avanti, palla intercettata dalla difesa del Cascia, va sui piedi di Paoloni, che si trova alla fascia opposta alla nostra, tira, il pallone va fuori e si reca, presumo, il solito Busecchini a battere la rimessa laterale. Sì, il solito Busecchini. Trentesimo praticamente del primo tempo, 0-0, Busecchini batte, palla presa da Paliani a un compagno del Cascia, che forse è Zamponi, che la mette in avanti facendola di nuovo andare in fallo laterale, su cui va
Il consueto Busecchini un'altra volta, nella stessa posizione fra l'altro. Busecchini in avanti, tenta per Guzzi, tenuto. Zamponi per un suo compagno, ora palla a metà campo, Gentili, indietro per Marcelli. In avanti, verticalizzazione per Guzzi che ha cambiato fascia. Ora il pallone va sui piedi di Pasqualucci dopo un servizio del suo compagno Rocchi, un passaggio del suo compagno Rocchi, ma Guzzi è intervenuto fallosamente. Calcio di punizione per il Cascia sulla nostra fascia, che va a batterlo Zamponi. Zamponi per il suo compagno in metà campo. Paliani, Paliani per Sciacchi, per Paoloni, che però perde palla nella fascia opposta alla nostra, facendola uscire, e va a rimettere Busecchini per Tromboni e poi per Antonini, che riesce a darla alla metà campo per Crespi. Ora il pallone è di Gentili. Gentili si va nella metà campo e riesce a passarla a Marcelli, che è completamente libero. Errore di marcatura. Marcelli verticalizza per Guzzi, che un colpo di tacco la ridà indietro a Venturi, che tenta di darla in avanti a Guzzi, ma interviene Ciccolini. Ora indietro per Rocchi, che manda in avanti sulla testa di Venturi. Di nuovo difesa del Cascia, che si libera del pallone ottenuto da Antonini alla tre quarti campo, che però lo dà sulle mani di Moscatelli. Moscatelli per un suo difensore di mano. Ora siamo sulla fascia opposta alla nostra. Difensore del Cascia servito il 4 Zamponi, che riesce a darla in maniera anche fortunosa a Paliani, che ha tentato di darla indietro. Paliani, errore, a Marini, il capitano, che non è riuscito a prenderla e ha dovuto vedere il pallone uscire fuori. Pallone sul quale va adesso il consueto Busecchini, che la dà a Tromboni, che tenta di portarsela avanti ma viene fermato da Zamponi. Busecchini in avanti ancora, ma interviene Paliani. Tiro di Antonini, dalla tre quarti campo, è uscito circa un metro alla destra del portiere, al palo destro del portiere. Moscatelli, che ora si reca alla battuta del calcio di rinvio. Indicazioni di Altobelli sul calcio di rinvio di Moscatelli, che è partito in questo momento e arriva a metà campo, preso da un giocatore del Cascia, che è Di Curzio. Di Curzio aveva da Pasqualucci, ripresa benissimo da Marcelli, che serve Guzzi. Guzzi tenuto fallosamente, ed ecco qui la prima ammonizione del match, arrivata al 33esimo del primo tempo nei confronti del numero 2 Ciccolini. Andiamo ad aggiornare quindi il nostro tabellino, se il vento ce lo permette, al 33esimo del primo tempo. È stato ammonito per fallo di gioco Ciccolini. Batte Pozzoni in area, dove arriva il Cascia. Ora però la palla va a Guzzi, che tira ed è di poco uscita sopra la traversa di Moscatelli. Allora, è stato ammonito, ripetiamo, al 33esimo del primo tempo Ciccolini per fallo di gioco. Ciccolini, il numero 2 del Cascia. Moscatelli ha battuto la rimessa dal fondo, dandola al capitano Marini, che l'ha passata in avanti per Paliani, ma pallone che è stato sottratto da Antonini. Adesso c'è fallo da parte dell'MC 98 nei confronti del Cascia. Batte il Cascia nella sua difesa, pallone a Cucci, che mantiene ancora il possesso della palla. Ora alla metà campo, Cucci di nuovo in possesso del pallone, dato adesso a Paliani. Indietro per... e qui è fuori gioco. C'era stato un ottimo cross in avanti per Pasqualucci, ma che si trovava in posizione di offside, ed è intervenuto quindi il signor Cipolloni della sezione di Foligno per fischiare il fuori gioco. 34esimo del primo tempo, ancora 0-0. Altobelli batte la punizione derivata dal fuori gioco sulla testa di Antonini. Interviene poi Rocchi. Antonini cade, fallo in favore dell'MC 98 nel cerchio di centrocampo. Batte Gentili, che la dà
sua sinistra Busecchini, in avanti per Antonini che sbaglia, cade e perde il pallone, tornare in possesso del Cascia che lo riperde e va a Marcelli. Ora la difesa del Cascia butta via il pallone che va sulla testa di Gentili, Antonini sulla nostra fascia, Guzzi per Gentili che da quasi metà campo tenta il tiro che va a finire sopra la testa di Moscatelli, che si rega a prendere il pallone, andrà a finire lontano per poter battere la consueta rimessa dal fondo. Moscatelli batte, Moscatelli metà campo, intercettata da Marcelli dell'AMC, presa poi da Cucci, ma adesso il pallone torna in possesso del 6 dell'AMC 98, Gentili che la dà alla sua sinistra per Tromboni che riesce a portarsela avanti per ridarla poi di nuovo a Gentili che viene preso filosamente, ma il fallo non viene fischiato, il gioco continua. Antonini per Marcelli sulla nostra fascia, pallone preso fra le gambe da Pasqualucci che la mette in fallo laterale e l'arbitro si rega a sincerarsi delle condizioni di Gentili che aveva subito, a nostro parere, fallo non fischiato dal signor Cipolloni di Foligno. Rimessa laterale ora ad appannaggio della MC 98 sulla nostra fascia, sulla quale si è recato il 2 come di consueto Marcelli, che batte la rimessa laterale e viene intercettata dal numero 2 del Cascia, Ciccolini, che non fa altro però che ributtarla fuori di petto. La rimessa laterale si sposta più avanti, quindi Marcelli dentro per Crespi, tenuto da Rocchi, non riesce a girarsi Crespi, il pallone viene ributtato fuori dopo questo breve scontro di gioco, il pallone esce e siamo in attesa che ne arrivi un altro. Intanto Marcelli attende il pallone appunto per battere la rimessa laterale, sta in maniera più o meno veloce arrivando a destinazione. Marcelli per Guzzi, tenuto da Ciccolini che butta fuori il pallone anche in questa occasione, ma si tratta di calcio d'angolo sul quale va come di consueto Tromboni. 4-5 i calci d'angolo battuti dalla MC 98, tutti quanti battuti da Gabriele Tromboni. In mezzo il pallone viene preso da Cucci, viene velato da Cucci, infatti la rimessa è per la MC 98 sulla fascia opposta alla nostra e vi si rega come di consueto Busecchini che batte la rimessa laterale, tenta di darla ad Antonini che la restituisce a Busecchini, tenta il cross fermato da alcuni giocatori del Cascia. Ora quasi metà campo il Cascia, Sciacchi in avanti per Di Curzio, lancio troppo lungo e viene preso sulle mani direttamente da Altobelli. Busecchini sulla fascia opposta alla nostra, in avanti per Tromboni, ma la palla esce toccata da un giocatore del Cascia che reputiamo essere Marini e rimessa laterale battuta subito da Busecchini, pallone intercettato da Zamponi, rimessi in avanti dal Cascia per Di Curzio che riesce a tenere il pallone anche se marcato da Pozzoni. Di Curzio in avanti, fermato in maniera regolare da Pozzoni, proietti, verticalizza per orizzontalizza, sarebbe meglio dire, Altobelli che la dà in avanti, fallo per la MC 98 anche se a terra un giocatore del Cascia. Momento di pausa e ritorniamo subito. Siamo tornati e eravamo rimasti, fallo per la MC 98, siamo ormai al 40esimo del primo tempo, fallo, punizione battuta da Pozzoni, 5 a metà campo per Antonini, rovesciata di Guzzi ma servita a nulla, ora il pallone nella tre quarti campo tenuto da Gentili e poi da Venturi, il pallone ritorna ad Antonini, lo prende sulla testa Guzzi vicino alla lunetta dell'area di rigore del Cascia, ma colpo di testa servito a nulla, il pallone si reca in rimessa dal fondo battuta adesso se non sbaglio non da Moscatelli ma da Zamponi, in avanti verticalizza verso Paliani, in avanti ancora per Di Curzio, no, era Paoloni, sbagliato il passaggio del Cascia, la palla ritorna a Busecchini, Paoloni, tiro, tenta, da quasi
da 3 metri all'area di rigore della MC 98, tenta il tiro che viene, sarebbe uscito, ma viene agilmente preso da Altobelli. Altobelli che lascia il pallone a terra e batte, facendo arrivare la palla sulla testa di un giocatore del Cascia, che la dà però a Gentili, che la dà alla sua sinistra a Busecchini, il quale avanza dandola ad Antonini, il quale serve Tromboni, riesce a smarcare Zamponi, arriva però Ciccolini che la mette provvidenzialmente in fallo laterale sulla fascia rispetto opposta rispetto alla nostra posizione di cronaca. Fallo laterale battuto da Tromboni. Tromboni in mezzo in area di rigore, ma viene, il pallone viene preso da Paliani. Ora Cucci, Cucci in avanti per Di Curzio che la perde, la dà indietro. Il pallone va di nuovo in avanti, ma Marcelli con una zampata lo dà ad Altobelli. Altobelli si trova fuori all'area di rigore, passa il pallone a Pozzoni. Busecchini sulla fascia rispetto a noi opposta, in avanti per Tromboni che si trovava libero, non marcato, però il lancio era troppo profondo e non vi è arrivato. Moscatelli per Zamponi, la palla va però sui piedi di Marcelli. Marcelli, c'è stato, sì, c'è stata una netta zampata nei confronti di Cucci, Mattia Cucci del Cascia, il numero 6. Fallo per il Cascia battuto subito da Zamponi, che l'ha data a Paliani. Ora in avanti, la palla ritorna però sui piedi di Gentili dell'MC 98, che la dà alla sua sinistra per Tromboni, che crossa in avanti per Guzzi, che però viene stoppato in maniera non fallosa da un giocatore del Cascia, il numero 2 Ciccolini, e la da Moscatelli che ha rimesso, e adesso il pallone si trova in avanti. Ora Proietti nella zona di difesa dell'MC 98, va, ritorna sui piedi del Cascia. Sciacchi, Sciacchi, tiro sopra la traversa, sopra la traversa, ottimo tiro dalla zona della mezzaluna dell'area dell'MC 98 da parte di Sciacchi del Cascia. Pallone che va fuori sopra la traversa. Ora alla battuta della rimessa laterale, consueto Altobelli. Palla va in mezzo, di testa prima Antonini e poi Paliani. Ora a Cucci, che però la perde, va sui piedi di Tromboni. Tromboni la perde, il pallone è nei piedi di Cucci, che lo dà indietro a Moscatelli in maniera sicura, il quale rinvia. Pallone ora, colpo di testa di Marcelli, sui piedi di Gentili, che tenta di liberarsi dalla presa di un giocatore del Cascia. Marcelli ha tentato un passaggio in avanti per Guzzi, ma ha perso palla. Rabbia di Gentili che ha urlato. Rimessa da parte del Cascia. Ora il pallone sui piedi di Sciacchi, che viene però fermato anche qui a nostro parere fallosamente, ma l'arbitro decreta che la partita prosegua. Marcelli batte rimessa laterale, il pallone era uscito. Guzzi, poi Gentili con un'ottima giocata in avanti. Pallone Ciccolini in avanti per Di Curzio, ma il pallone viene preso da Pozzoni. Tromboni alla metà campo, indietro per Busecchini che si trova sempre sulla fascia opposta alla nostra. Tiro di Busecchini in avanti, Marini, Paliani, ora però il pallone torna sui piedi di Gentili che lo dà a Tromboni, che può crossare se riesce a liberarsi. Entra in area Crespi da un'ottima posizione, arriva Antonini ma nulla di fatto. Venturi tenta di prenderla, ma arrocchi, ma nulla di fatto. Ora il pallone torna a Pasqualucci, Simone che si trova sulla nostra fascia, anche lui ottimo giocatore fino ad ora, ma un'ottima giocata di Venturi, riesce a prendergli il pallone e a mandarlo in fallo laterale, sul quale arriva Ciccolini per la battuta. Ciccolini batte per Pasqualucci. Ora Proietti, dopo che Pasqualucci aveva perso il pallone, cross per Tromboni alla sua sinistra, Tromboni marcato da Marini, riesce a liberarsi per darla a Venturi, stop alla sua destra per Marcelli, cross in avanti per Guzzi che però non riesce, il pallone torna sui piedi prima di Ciccolini e poi di Pasqualucci. Ora fallo laterale per la MC 98 dopo che Pasqualucci aveva ripreso il pallone e l'aveva mandato fuori. Marcelli per Guzzi, il fallo laterale,
Guzzi tiene palla anche se è marcato da Ciccolini. Pallone torna sui piedi del Cascia, precisamente su quelli di Pasqualucci, il quale aveva tentato il passaggio a Sciacchi senza riuscirvi, poiché intercettato un giocatore dell'MC 98 che l'ha messa fuori. Sulla nostra fascia a battere Ciccolini. Cambio, giustamente, cambio, perché Ciccolini aveva preso diversi metri e anche in questo caso è previsto il controfallo, poiché Ciccolini aveva preso diversi metri. Quindi batte il fallo laterale la Marcelli, che però sbaglia dandola al Cascia, prima a Sciacchi e poi a Paliani. Ora dalla parte a noi opposta Paoloni. Paoloni che cerca di servire Marini che corre, ma Busecchini riesce a far sì che non prenda il pallone e il pallone esce e va tranquillamente in fallo laterale. Rimessa appunto di Busecchini. Tromboni per Zamponi, il vice capitano alla metà campo, che serve Pasqualucci, ma il pallone viene bloccato di destra da Proietti. Sciacchi, ottimo, uno dei migliori del Cascia al primo tempo, indietro per Paliani, poi in avanti. E lo ancora Sciacchi, che aveva ripreso il pallone dopo che era tornato indietro. Tiro, pallone deviato da Pozzoni e ora in calcio d'angolo. No, non in calcio d'angolo. Pareva a noi palese ci fosse il calcio d'angolo, ma il direttore di gara ha segnato la rimessa dal fondo. Il pallone viene infatti recuperato da Altobelli, che fra poco lo posizionerà sull'area piccola, sull'area di porta, per effettuare la battuta. Siamo al 45esimo oltre, non sappiamo se sia stato assegnato il recupero. Battuto dopo il pallone è stato intercettato, preso poi da Cucci, che l'ha dato in avanti a Paoloni, che sulla fascia opposta alla nostra ha perso il pallone, preso da un calciatore dell'MC 98 che poi l'ha mandato fuori. Ora alla battuta il capitano del Cascia Marini, all'indietro per Zamponi, in avanti, perde palla Guzzi che l'aveva presa, ma riesce a darla a Marcelli. E chiediamo, noi non abbiamo visto il recupero, chiediamo ai signori se sanno se l'arbitro ha segnato recupero. Quindi senza recupero al 45esimo del primo tempo, la gara fra USD Cascia e Polisportiva Dilettantistica MC 98 si conclude sullo 0-0. Pausa di un quarto d'ora canonico e poi torneremo per proporvi la cronaca del secondo tempo. È passato circa un quarto d'ora, ben ritrovati agli ascoltatori. E le due formazioni stanno scendendo di nuovo in campo. Salutiamo Raffaele Antonini, il capitano, cioè il giocatore dell'MC 98, scusate, il capitano Altobelli, che ha guardato verso di noi salutandoci. E facciamo un bilancio del primo tempo. Ricordiamo che il risultato è di 0-0 dopo 45 minuti senza alcun recupero. È stato ammonito un giocatore che è Ciccolini, numero 2, Ciccolini Manuel del Cascia, per un fallo al 33esimo circa del primo tempo. Vediamo che non vi sono sostituzioni da parte né da parte del Cascia, da parte del signor Alesse William, né da parte del signor Franco Montecchiani, allenatore invece della MC 98. Buone prestazioni di alcuni giocatori di entrambe le squadre. Segnaliamo Shawi del Cascia, che ha dimostrato ottime doti giocatoriali e tecniche, mentre dall'altra parte segnaliamo una buona presenza a centrocampo, quella di Gentili, e ottime parate soprattutto nei primi momenti da parte di Altobelli, mentre Moscatelli è stato meno impegnato. Sta per riprendere il secondo tempo con il fischio del signor Cipolloni della sezione di Foligno, che vede le ultime cose. Partito il secondo tempo, ha battuto la MC 98, nel primo tempo aveva battuto il Cascia. MC 98 che gioca ora da destra verso sinistra rispetto alla nostra posizione, mentre il Cascia ovviamente gioca da sinistra verso destra. Subito una rimessa laterale sulla nostra fascia che batte Busecchini, in avanti, intercettata da Paliani.
in avanti per Pasqualucci, che ha dato in mezzo a Shawi, che l'ha ridata a Pasqualucci, ora si trova limite dell'area. Area, limite dell'area a noi più vicino della MC98, cross in mezzo che si era trasformato quasi in un tiro, che poi è andato dolcemente, fortunatamente, fuori per la MC98. Va alla battuta della rimessa dal fondo ora Altobelli. Piccolo campanile in mezzo, pallone preso da Di Curzio se non sbaglio, ora sulla testa di Gentili che lo dà indietro a Busecchini, Busecchini in avanti per Tromboni, Tromboni riesce a mantenere il possesso palla ma viene presa da Marini che la dà a Paliani, Paliani indietro per Cucci, riverticalizza in avanti per Paliani, ora rispetto, ora, allora, era successo, è stato, allora Paoloni aveva preso il pallone da tre quarti di campo dandolo in avanti per Di Curzio che si trova praticamente solo davanti ad Altobelli, avrebbe potuto tirare ma c'era per il signor Cipollone di Foligno posizione di offside, ha fischiato e ora va a battere il calcio di punizione Altobelli, già battuto, pallone a campanile a metà campo che non prende nessuno ma ora va su i piedi di Zamponi, indietro per Moscatelli, Clarità Zamponi che tenta di darla in avanti a Marini ma la palla esce, errore nel calcio di Zamponi e la rimessa laterale viene battuta da Busecchini, Busecchini per Antonini che la stoppa di petto, la palla ritorna sui piedi di Busecchini ma c'è un fallo che pareva per l'MC98 ma invece è per il Cascia e viene battuto da Marini che la dà alla sua destra, alla sua sinistra a Paliani, crossa in avanti, poi la palla a Shawi. C'è stato un fischio il direttore di gara per un fallo del Cascia sulla tre quarti campo in zona quasi difesa dell'MC98 che va a battere il calcio di punizione e si accinge a effettuare questa operazione il numero 5 Pozzoni, batte alla sua destra a Marcelli, Marcelli in avanti, il pallone ritorna indietro a Proietti però che tende ad andare in avanti, Gentili, calcio forte ma il pallone ritorna sui piedi del Cascia, ora indietro sulla difesa dell'MC a Marcelli, pallone in avanti di nuovo, interviene Paliani che prende il pallone, buttato via da Proietti e ora Crespi che serve Guzzi, marcato però da Ciccolini che manda il pallone in fallo laterale sulla fascia opposta rispetto alla nostra posizione e si accinge a battere la rimessa laterale il consueto Marcelli, battuto in avanti, pallone ritorna indietro quasi alla metà campo per Gentili, marcato da Sciacchi, il pallone al Cascia, Sciacchi di nuovo alla metà campo, indietro, ora ritorna Sciacchi il pallone che serve, Sciacchi serve Pasqualucci sulla nostra fascia per un suo compagno Di Curzio, Di Curzio tenta di tirarla a Pasqualucci ma interviene in maniera provvidenziale Tromboni che batte, che manda rimessa laterale battuta da Marini, Marini che tiene palla sulla nostra fascia, la dà a Zamponi in mezzo, intercettata da Proietti nell'area di rigore dell'MC98, ora a metà campo pallone ripreso da Paliani che la dà in avanti, la prende e il gol del Cascia, Paliani, il numero 10 Paliani ha servito in ottima posizione praticamente un calcio di rigore in movimento, quello di Di Curzio servito da Paliani che davanti ad Altobelli non poteva sbagliare e così è successo, il punteggio al quinto minuto del secondo tempo si aggiorna aggiorniamo il punteggio con il gol del numero 9 del Cascia Di Curzio. La MC98 ha subito battuto e ora il pallone ce l'ha Busecchini dopo che è stato uscito dalla rimessa laterale. In avanti per Tromboni che però la perde e il pallone va sui piedi di Zamponi che lo dà Moscatelli. Ora in avanti di nuovo per Cucci. Il pallone a Marini, in avanti per Di Curzio che essendo in posizione di offside non ci va e il pallone arriva direttamente ad Altobelli, lo tiene fra le sue gambe, lo rinvia in avanti,
per Crespi, tenuto come sempre da Rocchi. Ora il pallone sui piedi di Paoloni, che lo dà indietro per Zamponi, presumavamo Zamponi era Zamponi, in avanti per Paoloni, che serve di Curcio se non sbaglio, però il pallone viene preso da Altobelli. Ora in avanti per Crespi, Crespi da solo ma ora marcato da un calciatore del Cascia, che riesce a dare la palla in avanti per Cucci, che tiene il pallone dandolo poi indietro per Ciccolini. Ciccolini a Paoloni, di nuovo Ciccolini che riesce a farsi prendere il pallone da Guzzi, che lo manda in fallo laterale. Ciccolini per Cucci, Cucci marcato da Guzzi. Palla a Zamponi, che stava per dare a Moscatelli ma la tiene Zamponi sulla nostra fascia, marcato da Crespi ed ora da Tromboni. Ora il numero 6 Cucci a Marini, Marini a Paliani alla metà campo, Zamponi in avanti per Pasqualucci, che però non tiene il pallone e la palla va in rimessa laterale sulla quale si accinge a battere Guzzi. Ecco, si è rialzato un maledetto vento che ci ha fatto volare via tutti i fogli. Giacomo Principi e un'altra signora ce li riconsegnano. Battuto il fallo laterale da Guzzi, il pallone però riesce di nuovo, questa volta fallo laterale per la MC, per il Cascia, battuto da Marini. Marini per Pasqualucci, Pasqualucci dopo essere passato da Busecchin riprende il pallone. Pasqualucci era arrivato pericolosamente al limite dell'area dell'MC 98 finché con un calcio Pozzoni non ha mandato via il pallone in rimessa dal fondo. Ottavo minuto, calcio d'angolo battuto da Pasqualucci, da Paoloni per Pasqualucci, poi Paoloni che perde palla, la prende Tromboni, indietro per Gentili al limite dell'area dell'MC 98, ora avanza, tira. Calcio sporcato da un giocatore del Cascia, Sciacchi che la dà a Pasqualucci e poi la riprende. Sciacchi per Paoloni che non riesce a tirare. Fallo di Paoloni su Pozzoni nell'area dell'MC 98 che stava per battere ma lascia il pallone ad Altobelli. Altobelli tira in avanti per Crespi, il pallone però viene preso da Rocchi, che a cui cade un parastingo, quello sinistro per la precisione, ed esce il pallone rimessa laterale, battuta da Marcelli nella fascia di sua competenza per Guzzi, che riesce a far tenere il pallone in campo. Crespi marcato in continuazione da Rocchi, riesce però a tenere il pallone sul quale era arrivato Ciccolini, che non riesce a tenerlo, marcato anche da Guzzi, e il pallone esce rimessa laterale per la MC 98. Marcelli, rimessa laterale, Guzzi la prende, la ridà a Marcelli, tenta di crossare ma arriva in maniera fortunosa Ciccolini che la rimette in rimessa laterale, ribatte Marcelli, giocatore del Cascia prende a centrare la danimante a Sciacchi, fermato in maniera non fallosa da Gentili che la dà a Proietti, Proietti a Venturi alla metà campo, a Busecchini che si trova sulla nostra fascia, a Tromboni, fermato in maniera ottima e non fallosa da Marini che manda il pallone in calcio in fallo laterale, battuto ora da Busecchini. Crespi tenuto da Rocchi, palla Busecchini, pallone ritorna però ora a Marini che lo tiene ottimamente. Marini per Pasqualucci in avanti, marcato, e c'è un fallo. Eh sì, ed era oggettivamente immancabile l'ammonizione per Pozzoni. Ci saremmo stupiti del contrario, del Pozzoni che ha effettuato un brutto fallo per fermare Pasqualucci che stava andando pericolosamente avanti. Quindi al decimo minuto del secondo tempo, ammonito Pozzoni per fallo di gioco, ammonizione giustamente meritata. Alla battuta del calcio di punizione Zamponi che la dà alla sua sinistra per Paliani. Ora il tiro di Marini da notevole distanza,
dopo il passaggio di Paliani, Marini ha tirato dalla tre quarti campo mettendo in buona difficoltà Altobelli, che è riuscito a prendere il pallone che altrimenti sarebbe entrato in porta. Ora alla metà campo Gentili, in avanti, pallone recuperato da Ciccolini, arriva Marcelli a fermare il pallone, Venturi, Marcelli, Guzzi, ma il c'è un ammonito, brutto fallo, anche questo brutto fallo da parte di Paoloni, che all'undicesimo del secondo tempo viene ammonito anch'esso per fallo di gioco alla metà campo ai danni di un giocatore della MC. Alla battuta questo calcio di punizione esattamente sulla linea del campo, Gentili, tiro basso e poco preciso che va sui piedi di Cucci, poi il pallone viene preso da Venturi che ha tentato un tiro debole e il pallone è uscito alla sinistra del portiere. C'è una sostituzione per l'US di Cascia, esce il numero 8 poc'anzi ammonito Paoloni ed entra il numero 16 Ivan Moretti, a disposizione del tecnico Alesse William. Al dodicesimo del secondo tempo è uscito il numero 8 Paoloni ed è entrato il 16 Moretti. Ora Cascia in difesa, numero 4 in avanti Zamponi. Ora alla metà campo Sciacchi, che si trova da solo e potrebbe servire Pasqualucci, ma decide di tenere il pallone. Pasqualucci viene servito dentro l'area, Grossi in mezzo e il pallone esce, e stava per arrivare un giocatore del Cascia, se non fosse uscito vi sarebbe stato il suo tap-in e avrebbe messo il pallone immancabilmente ed inesorabilmente alla destra di Altobelli. Abbiamo aggiornato il tabellone delle istituzioni, dopo la battuta di Altobelli, palla ora in difesa del Cascia, da Zamponi a Ciccolini che non riesce a tenere il pallone che va fuori e vi si reca a batterlo di consueto, come di consueto, il numero 2 dell'MC 98 Marcelli, per Gentili che però perde palla dandola a Sciacchi, in avanti per Pasqualucci sul quale Busecchini non arriva, cross in mezzo di Pasqualucci che diventa un tiro sul quale arriva fortunatamente Altobelli a prendere, rinvio in avanti di Altobelli, Zamponi, ottimo disimpegno verso Sciacchi, Gentili in avanti per Crespi, ora Guzzi per Gentili alla metà campo, Gentili ora a Tromboni che deve superare Marini e ci riesce, vi riesce quasi, se non fosse venuto Pasqualucci a riprendere ottimamente il pallone. Qui fischio dell'arbitro su un presunto fallo di Tromboni che noi sembrava avesse le braccia larghe, ma l'arbitro ha fischiato con le vibranti proteste da parte di Pozzoni. Batte Marini che passa il pallone a Zamponi, da Zamponi a Paliani, Moretti, Moretti che riesce a prendere il pallone su Marcelli, Marcelli in serie difficoltà, Moretti prende il pallone ormai quasi sulla linea di fondo, pressato da Marcelli, errore di Marcelli in questa occasione, signori, dobbiamo dire, e Moretti ha potuto solo che buttarla fuori perché era pressato in maniera ottima e non fallosa da Marcelli. Marcelli a Guzzi sulla fascia opposta alla nostra, Guzzi pressato da Zamponi, non era Zamponi scusate, era Cucci il numero 6, ora il pallone invece ce l'ha in difesa Zamponi che lo tiene dandolo poi in avanti per Pasqualucci, ma viene intercettato da Busecchini, Tromboni, pallone preso da Marini dato a Pasqualucci, ma è intervenuto qui in maniera ottima Busecchini. Ricordiamo USD Cascia 1 Polisportiva Dilettantistica MC 98-0, gol al quinto minuto del secondo tempo del numero 8 del Cascia, del numero 9 del Cascia Di Curzio. Battuta la rimessa laterale, ora il pallone appannaggio del Cascia che si trova nella metà campo avversaria ma lo perde e ora il pallone di Gentili, tenta di prendergli un giocatore del Cascia ma Gentili mantiene il possesso del pallone, Tromboni in avanti, Guzzi non vi arriva,
pallone intercettato da un giocatore, il calcio di testa, fallo, no, pallone, vantaggio, vada. Ecco, signori, un'azione fantastica. Siamo rimasti un momento sospesi perché sono successe moltissime cose. C'era stato un fallo di Gentile a metà campo, molto netto, ma l'arbitro ha applicato in maniera ottima ed evidente la regola del vantaggio, regola che ha consentito a Sciacchi di prendere il pallone e di andare in solitaria davanti ad Altobelli, il quale con un ottimo colpo di mano sul tiro di Sciacchi è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo alla sua sinistra. Ottima prestazione del portiere della MC 98, che ha evitato con le sue parate possibili reti della squadra avversaria. E ora calcio d'angolo per il Cascia, sul quale va, se non sbaglio, il numero 11, Pasqualucci, alla battuta, in mezzo, Guzzi arriva a spazzare via e rimessa laterale sulla fascia opposta alla nostra per l'USD Cascia. Sul pallone si reca Ciccolini. Ciccolini per Cucci. Ma il pallone viene preso da Guzzi, ma lo perde subito. Tiro di Zamboni da quasi la metà campo, che viene preso in prima battuta da Altobelli, che deve parare in due tempi rischiando anche il calcio d'angolo. Rocchi di testa sulla rimessa di Altobelli, in fallo laterale su cui si reca Marcelli, fallo laterale sulla fascia opposta alla nostra. Marcelli batte il fallo laterale, che però non viene tenuto da Guzzi, fallo laterale su cui arriva Ciccolini, che butta di nuovo fuori. Marcelli di nuovo, Antonini per Guzzi. Guzzi non arriva sul pallone, che viene accompagnato dolcemente da Rocchi sul fondo. Rimessa dal fondo per l'USD Cascia. Batte Zamponi per Cucci, se non sbaglio. Ora Pasqualucci tenuto da Busecchini, ed è fallo, fallo di Busecchini. Non vi era la munizione, infatti non c'è, anche secondo il nostro parere, fallo di Busecchini su Pasqualucci, sul quale si reca ora a battere Zamponi il calcio di punizione. Buona la direzione dell'arbitro Cipolloni di Foligno fino a questo momento. Zamponi in avanti per Altobelli, che spazza via dopo un poderoso urlo. Guzzi sulla fascia opposta alla nostra, viene però fermato, il pallone ritorna in possesso del Cascia. Il pallone viene ripreso da Busecchini dopo un tiro giocatore del Cascia, per Tromboni in avanti per Crespi, ma il pallone viene preso con un ottimo stop da Zamponi, che lo dà a Marini. Marini a Paliani, Paliani a Cucci per Sciacchi. Ora Venturi alla metà campo, ma il pallone ritorna in possesso del Cascia con Marini. Spazza via in difesa Busecchini ora, e la dà però sui piedi di Sciacchi, che mantiene il pallone alla metà campo, dando alla sua destra per Marini, tenuto da Tromboni. Marini però riesce a dare il pallone a Zamponi. Zamponi a Sciacchi, e c'è un'altra sostituzione. Fallo per il Cascia, e su questo fallo al 20° del secondo tempo la MC98 effettua la sua prima sostituzione. Esce il numero 11 Andrea Guzzi ed entra il numero 15 Leonardo Pergolari al 20° del secondo tempo. Adesso si trovano sul pallone Moretti e Pasqualucci per la battuta. Finta di Pasqualucci, batte Moretti per Paliani, però riprende la difesa l'MC98, ora in avanti tenta di prenderla Crespi, fermato però da Zamponi, indietro per Pozzoni. Il pallone ritorna però al Cascia con il numero 6 Cucci.
Pasqualucci che servì, che serve Pasqualucci in ottimo modo, e anche questa una grande azione, una grande azione. Gol sbagliato clamorosamente dall'US di Cascia, sentite le proteste dei tifosi. Pasqualucci aveva servito il numero 9 di Curzio alla sua sinistra, che davanti alla porta vuota ha sbagliato, batte il fallo laterale, ora il pallone torna a Tromboni che supera la metà campo, il numero 7 dell'MC 98, ed interviene in ottimo modo come suo di consueto in difesa Zamponi, che la manda in fallo laterale su cui si reca a battere Tromboni. Tromboni in mezzo, ma trova solo la testa di un giocatore avversario nell'area avversaria. Busecchini a Gentili, Pozzoni e la sua esperienza riprendono il pallone. Marcelli in avanti sulla fascia opposta nostra per Venturi, indietro a Gentili che cerca di tirare per Crespi ma è in posizione arretrata, prende Moscatelli in due tempi. Dicevamo che Pasqualucci aveva messo in mezzo sul palo sinistro di Altobelli un ottimo pallone per Di Curzio, che si trovava solo davanti alla porta e poteva effettuare un ottimo tapin vincente per conseguire il risultato di 2-0, ma così non è stato fortunatamente per la MC 98, quindi il risultato rimane di 1-0 per l'US di Cascia con il gol di Di Curzio. Ora ci troviamo nell'area, nella metà campo dell'MC 98, il pallone è uscito, rimessa da parte per la MC 98, batte Busecchini che tenta di darla a Tromboni ma il pallone gli viene preso da Zamponi, che la dà a Sciacchi, che effettua però un fallo, spinta di Sciacchi su Antonini, alla battuta si reca Busecchini. Busecchini batte in avanti, Crespi viene però anticipato, pallone ritorna ad Antonini, tenuto da Pasqualucci, riesce a tenersi in piedi, però c'era fallo, c'era una spinta di Pasqualucci e il direttore, dopo aver atteso un qualche secondo di vantaggio, ha fischiato il fallo all'MC 98. Fallo battuto orora da Pozzoni, Pozzoni a Tromboni sulla nostra fascia in mezzo, ferma un giocatore del Cascia che la dà a Paliani in avanti ma non trova nessuno e esce dall'area per rinviare Altobelli. In avanti ora Rocchi. Rocchi da Paliani a Pasqualucci, che però non arriva sul pallone, che esce sulla nostra fascia e alla battuta va come di consueto il numero 3, Busecchini. Busecchini, Marini il capitano, che la ridà però in maniera erronea a Antonini. Gentili non riesce ad arrivare sul pallone. Cucci, poi il pallone esce dopo il tocco di un giocatore dell'MC 98 e adesso viene una rimessa laterale in favore del Cascia. Ah, si è fatto male un giocatore dell'MC 98 che vediamo essere Marcelli, su un contatto fra due giocatori, e il gioco si è fermato un momento. Ricordiamo 1-0 per l'US di Cascia con il gol al quinto minuto del secondo tempo di Di Curzio, un'ottima azione, Di Curzio servito da Pasqualucci, se non sbaglio si è trovato davanti alla porta e non poteva sbagliare, batte il Cascia, però il pallone va a sbattere contro giocatore dell'MC 98 ed esce di nuovo, e alla battuta di nuovo Ciccolini, numero 2 del Cascia, batte per Cucci. Controfallo per a favore dell'MC 98 e va la battuta Gentili. Vediamo. Ancora controfallo anche da parte dell'MC 98, quindi il pallone ritorna nelle mani del Cascia. Ciccolini, vediamo se questa volta, se sarà la volta buona. Ciccolini, ottimo, valida, pallone a Paliani che lo fa però uscire. Ancora Ciccolini, Venturi vela il pallone che esce, toccato anche da Marcelli, e di nuovo rimessa laterale per il Cascia, battuta in posizione però più avanzata sempre da Ciccolini.
in avanti, non vi arriva però nessuno e il pallone esce accompagnato in modo sicuro da Marcelli, che dà il pallone ad Altobelli per la rimessa dal fondo. Altobelli è pronto per battere. Rimessa dal fondo che va sulla testa di Paliani. Sciacchi per Pasqualucci, Sciacchi serve bene Pasqualucci, il tiro alla destra fermato da Busecchini che la dà a Tromboni, gli sottrae il pallone però Marini, Paliani, Zamponi in avanti, però il pallone è ripreso da Busecchini, Proietti ancora, mischia, adesso un pallone di Moretti che viene però fermato e era per noi fallo a favore del Cascia, ma l'arbitro lascia proseguire. Palla ora a Marcelli sulla fascia opposta alla nostra. Venturi per Gentili, Cucci, anche qui fallo di Proietti, però l'arbitro non fischia, lascia proseguire. Il 9 di Curzio ha tentato il tiro all'interno dell'area di rigore, ma il pallone è stato intercettato, se non sbagliamo, da Pozzoni, che l'ha mandato in calcio d'angolo nella posizione opposta alla nostra. Calcio d'angolo che verrà battuto da Paliani per il Cascio, ovviamente, quindi Paliani. Batte per Di Curzio, riprende il pallone, intercettato però da Proietti, era Moretti a battere il calcio d'angolo, ci correggiamo, comunque Proietti poi a Marcelli, in avanti per Crespi, poi Vergolari, adesso il pallone al 7, Tromboni che entra in area di rigore superando Marini in mezzo e il pallone viene fermato quasi sulla linea di porta. Da un giocatore, da un difensore del Cascia, da Ciccolini, che quasi sulla linea di porta ferma il tiro di Tromboni che poteva valere l'1-1. Moscatelli a Paliani, si sta ancora di nuovo alzando un vento adesso gelido che disturba la nostra cronaca. Ora il pallone ripreso dall'LMC 98 nella figura di Busecchini che la dà alla sua destra per Antonini. Gentili, il gioco si sta facendo molto concitato. Pallone recuperato da Ciccolini che riesce a smarcarsi Venturi e procede quasi non fermato da nessuno la sua corsa, stoppata però da Proietti che ora tiene il pallone dalla sua sinistra a Busecchini, ad Antonini, in avanti per Gentili che tiene il pallone, arriva quasi all'area, tiro! Tiro deviato in maniera provvidenziale dal numero 3 Marini o dal numero 4 Zamponi in area di rigore. Calcio d'angolo per la MC 98 sulla nostra fascia, battuto da Tromboni. Ha battuto sempre lui calci d'angolo per la MC 98. Numerosi calci d'angolo per la MC 98, meno per il Cascia. In mezzo Tromboni di testa, un ottimo colpo di testa Gentili, però il pallone esce alla sinistra del portiere sopra la traversa. Gentili adesso colpito da Grampi viene aiutato a lenire il dolore in maniera molto sportiva dall'avversario, il numero 3, il capitano del Cascia Marini, grande sportività da parte dell'avversario. Gentili si rialza e procede lentamente verso il centrocampo. Ora Zamponi batte la rimessa dal fondo che arriva a metà campo sulla testa di Curzio. Scontro fra Pozzoni e Sciacchi, il pallone arriva a Busecchini, di nuovo a Tromboni che non riesce a tenere la palla che va sui piedi di Marini. Ora a Pasqualucci, Sciacchi alla metà campo potrebbe servire, Di Curzio che prende in posizione di offside, ma non Moretti che prende il pallone, cerca il tiro e va anch'esso di poco fuori sopra la traversa di Altobelli. Ottimo tiro del numero 16 del Cascia Moretti. Ricordiamo una sostituzione per parte, è uscito il numero 8 Paoloni, è entrato il numero 16 Moretti per il Cascia, è uscito l'11 Guzzi, è entrato il numero 15 Pergolari per la MC 98. Rinvio di Altobelli,
preso dal cascia però. Ora Pasqualucci aveva preso il pallone, stava procedendo ottimamente in avanti, ma è stato fermato in maniera fallosa da Busecchini. Provvidenziale però l'intervento di Busecchini, Pasqualucci stava partendo in maniera assai pericolosa. Sul calcio di punizione va ora Zamponi, che batte e dà in avanti al numero 10 Paliani. Paliani indietro per Rocchi, Rocchi di nuovo in avanti per il numero 16 Moretti, che si smarca tutti, tira e il pallone se ne va tranquillamente in rimessa laterale, senza che nessuno dei calciatori del Cascia né del Norcia, del Cascia scusate, dell'MC 98, non del Norcia, lo accompagni. Rimessa per l'MC 98. Ora ad Antonini, a destra a Riccardo Crespi, che la tende da Tromboni e la fa però uscire dopo essere stata toccata un giocatore del Cascia. Tromboni batte per Marini, in avanti per Di Curzio, che tende il passaggio a Sciacchi senza riuscirvi. Ora il pallone è nei piedi di Ghita. Pozzoni per Tromboni e poi per Antonini da metà campo, di nuovo a Tromboni, fermato in maniera fallosa. Antonini prova a battere subito non riuscendovi. Ci scusiamo con i cittadini di Cascia per aver confuso la loro città con Norcia, ma essendo vicini i due paesi ci può stare. Ora alla battuta del calcio di punizione, Tromboni in avanti per Crespi, che la sfiora di testa. Arriva dopo Venturi, vibranti le proteste della MC 98, che ha richiesto forse un calcio di rigore, ma proteste inascoltate da parte dell'arbitro Cipolloni. Battuto la rimessa dal fondo da Zamponi a Marini, poi Zamponi di nuovo in avanti. Pallone recuperato quasi in extremis sulla rimessa laterale da Busecchini, che però lo dà erroneamente a Paliani, poi a Pasqualucci marcato da Gentili. Pasqualucci in avanti, fallo, e arriva l'ammonizione. Fallo a gamba tesa di Gentili, fallo di Gentili, che viene ammonito al 33esimo del secondo tempo. Viene ammonito al 33esimo del secondo tempo Gentili per fallo di gioco pericoloso. Fallo effettuato da Gentili su Pasqualucci, che ha fatto insieme a Sciacchi del Cascia in attacco un'ottima partita, uno dei fautori dell'1-0 del Cascia. Si trova ora a terra Pasqualucci per dei fastidiosissimi crampi e viene soccorso dal dirigente del Cascia, il signor Zamponi Gianmario, che si vede costretto ad accompagnarlo fuori per le cure del caso. E ora si trova sul calcio di punizione, che sarà in diretto presumo, Zamponi, il vice capitano. Gentilissimo il signor Zamponi Gianmario, il dirigente accompagnatore, che prende in braccio Pasqualucci per accompagnarlo fuori in maniera più celere possibile. Ricordiamo che sono 4 gli ammoniti finora per il Cascia, Ciccolini e Paoloni, per l'MC 98 Pozzoni e Gentili. Batte Zamponi. Ecco! C'è stata una grande azione, allora ha battuto Zamponi, ha ricevuto il pallone in area un giocatore dell'MC 98 che l'ha erroneamente mandato indietro invece che in avanti, alla sinistra del portiere. Un giocatore del Cascia ha tentato il tappin vincente non riuscendovi, la palla è andata sui piedi dell'MC 98, che ha rinviato di nuovo male il giocatore dell'MC 98 dandola sui piedi di Loretucci, che però ha sbagliato il tap-in. È entrato infatti Loretucci in sostituzione di Pasqualucci. Chiediamo conferma, è entrato Loretucci a posto di Pasqualucci al 34esimo del secondo tempo. Invece ho la fascia,
Ora fallo in favore del Cash. Noi intanto scriviamo l'ammonizione, la sostituzione. Al 34esimo del secondo tempo è entrato Lore Tucci al posto del numero 11 Pasqualucci. Ci informano qui i tifosi del Cascia che si tratta dell'esordio nella categoria juniores di Lore Tucci, al quale facciamo i migliori auguri per una lunga e fruttuosa carriera nel mondo del calcio. Dopo queste informazioni forniteci gentilmente dai tifosi, la palla si trova ora in difesa nelle mani sicure di Moscatelli, che dà il pallone a Zamponi, che serve poi Marini sulla nostra fascia. Lore Tucci, classe 2000, giovanissimo. Sciacchi, che riesce a mantenere il pallone nonostante il pressing, cross in avanti per Moretti, bloccato da Marcelli. Proietti sulla fascia opposta alla nostra, arriva provvidenzialmente sul tiro di Proietti Cucci, che mette in fallo laterale battuto da Marcelli. C'è un pallone in campo, quindi viene allontanato da Proietti, adesso si può procedere alla rimessa laterale. Marcelli per Pergolari, marcato da Ciccolini, che dà il pallone a un suo compagno, il quale serve Sciacchi, che si libera dalla presa di Antonini. Sciacchi, Lore Tucci, Lore Tucci a confronto con Altobelli, e Altobelli alla meglio riesce in maniera fortunosa a tenere il pallone nell'area di rigore, dandolo adesso a Busecchini. Busecchini si trova in difficoltà con lo stesso Lore Tucci, indietro per Pozzoni. Pozzoni sui piedi dello stesso Lore Tucci. Pozzoni fermato da due in maniera fallosa. Sandwich ai danni di Pozzoni da parte di Lore Tucci e Sciacchi. Ricordiamo che Lore Tucci è entrato al 34esimo del secondo tempo. Il numero 15 Lore Tucci è entrato al 34esimo del secondo tempo al posto dell'infortunato Pasqualucci, uscito per crampi. Fallo, abbiamo detto, a favore dell'MC 98. Fallo effettuato su Pozzoni. Batti becchi fra i giocatori, sedati prontamente dal signor Cipolloni di Foligno. In piedi entrambi gli allenatori, Franco Montecchiani nervoso per il fatto che l'MC 98 non riesca a recuperare lo svantaggio di un gol. Batte il calcio di punizione Altobelli, in avanti, intercettato da Cucci. Marcelli ritira e dà a e manda in fallo laterale, su cui andrà a battere Ciccolini. Ciccolini effettua la rimessa del fallo laterale e dà a Paliani, fermato forse fallosamente ma l'arbitro assegna regola del vantaggio. In avanti per Lore Tucci di nuovo, giovane promettente e bravo, che non arriva però sulla palla, presa da Busecchini. Pergolari nell'area del Cascia, perde palla e il pallone viene ripreso dal giocatore del Cascia, che serve a metà campo per Sciacchi. Sciacchi, pallone preso da Busecchini, ritorna in possesso però Paliani. Paliani indietro, voleva servire un suo compagno, la palla va a Venturi, poi a Gentili e di nuovo a Sciacchi, che serve Lore Tucci, sul quale Tromboni non fa nulla. Paliani di nuovo per Lore Tucci, che la palla però sfila. Prestazione ottima quella di Lore Tucci, entrato da solo 5 minuti sul terreno di gioco e si è reso protagonista eccellente di alcune e diverse importanti azioni. Altobelli alla battuta della rimessa dal fondo in maniera veloce. Cucci, Cucci a Ciccolini sulla fascia opposta alla nostra. Ciccolini in avanti, non viene fermato da nessuno, riesce ad entrare in area di rigore. Il tiro di Ciccolini e le gambe provvidenziali di Altobelli, la gamba destra di Altobelli, che manda provvidenzialmente per la MC 98 il pallone in calcio d'angolo. Pieno di emozioni questo match alla fine della gara. Prestazione da 10 e lode per Altobelli. Alla battuta del calcio d'angolo Moretti sulla fascia opposta alla nostra. Pallone preso da Cucci, che però lo fa uscire. Il pallone era uscito, siamo rimasti lì, e non era fallo
rimessa dal fondo, ma un nuovo calcio d'angolo battuto da Moretti che è andato sicuro fra le mani di Altobelli. Vi è stato poi uno sconvolgimento, il pallone è andato dalla parte opposta dell'area del cascio, ha preso in maniera sicura anche questa volta da Moscatelli. Adesso fallo laterale per l'MC 98 e sostituzione per l'MC 98. Esce il numero 2 Marcelli ed entra, se non sbaglio, il numero 14 Fattorini, giocatore di ottima levatura, al 41esimo del secondo tempo. Esce il 2 ed entra il 14. Esce il 2 Marcelli, ripetiamo, entra il 14 Fattorini. Allora, ora vi è una sostituzione anche per l'USD Cascia. Esce l'autore del gol, protagonista della gara, uno dei protagonisti della gara, Di Curzio, per il Cascia, il numero 9. Attendiamo ora che si giri il giocatore del Cascia per vedere. Esce il numero 9 Di Curzio per il numero 14 Alemanno, anch'esso al 42esimo del secondo tempo. Rivediamo, al 42esimo del secondo tempo è uscito il numero 9 Di Curzio, autore del gol per il numero 14 Alemanno Ludovico del Cascia. Rimessa laterale più avanzata ora per l'MC 98. Alla tre quarti del campo, Tromboni in avanti per Moscatelli. Ed è netto, sì, è netto il fallo di Pozzoni. Tromboni aveva dato il pallone in avanti per Pozzoni, ma vi era arrivato prima Moscatelli, presa sicura del portiere del Cascia. Pozzoni ha tentato il colpo di testa andando però a togliere il pallone dalle mani del portiere. Ora Zamponi per Marini. Marini in avanti per Loretucci. Sciacchi che perde però il pallone. Fattorini in avanti, fa uscire il pallone, rimessa laterale per il Cascia. Siamo al 43esimo del secondo tempo e ci avviamo ora al termine della gara, attendendo solo l'entità del recupero che sarà segnato dal signor Cipolloni di Foligno, la cui direzione di gara è stata senz'altro discreta, anzi buona. Ora riprende sulla fascia Busecchini in avanti per Tromboni. Venturi perde palla presa da Moretti, che la mantiene alla metà del campo sulla fascia opposta alla nostra. In avanti per Ciccolini, che dà in mezzo. Il Cascia però perde palla nella mezzaluna dell'area di rigore dell'MC 98. Ora Gentile, la metà campo per Tromboni. C'è fallo per l'MC 98 a metà campo. Fallo del Cascia alla metà del campo. Mi chiedono nozioni, informazioni sulla mia provenienza che spiegherò a fine gara. I tifosi del Cascia sono ormai incuriositi da questa figura mitologica del cronista che si è presentato in questa ormai freddolosa giornata d'inverno. Gentile alla metà campo, tenta un tiro che va direttamente nelle mani di Moscatelli. Il vento si sta alzando e da un vento quasi caldo si sta trasformando ora, che sono ormai quasi le 5 del pomeriggio, in un vento gelido di tramontana. Moscatelli indugia sulla rimessa, 45esimo del secondo tempo, indugia e in mezzo a Antonini che poi dà Gentili, Alemanno e poi Zamponi che lascia la palla a Moscatelli, che la dà a Marini, il capitano. Paliani, da Paliani a Loretucci. Fallo di Gentili. Gentili che è già ammonito e l'arbitro lo grazia. Fallo di Gentili su Sciacchi. Siamo ormai nel recupero. Batte Zamponi a Moretti, che tiene palla sulla fascia opposta alla nostra, smarcandosi in maniera ottimale Venturi. Moretti in mezzo per Cucci, però il pallone ritorna indietro a Ciccolini. In avanti però il pallone viene fermato dal provvidenziale Fattorini, che mette. Vediamo, il direttore di gara ha segnato 4 minuti di recupero.
4 minuti di recupero, se non sbaglio. Ora Pozzoni in avanti, fermato da Zamponi, che mette provvidenzialmente in fallo laterale. Se non vi sono state poco o quasi per nulla interruzioni nella prima metà di gioco, nel secondo periodo ve ne sono state abbastanza tali da assegnare un recupero di così lunga durata. Intanto sulla rimessa laterale battuta da Marcelli c'è stato un tentativo di tiro al limite dell'area del cascio da parte di Tromboni, tiro che è andato però di qualche metro al di sopra della traversa in maniera centrale. Ora Zamponi alla battuta, la rimessa dal fondo a metà campo, battuta intercettata da Antonini. Tromboni, di nuovo Antonini alla metà campo, Busecchini in avanti per Antonini, alla destra per Gentili, Tromboni prestato dal bravissimo Loretucci, tenta un tunnel che non riesce, riprende palla e la butta fuori in maniera sbagliata ovviamente. Marini alla battuta del fallo laterale. Marini a Paliani, poi di nuovo Marini in avanti, sulla palla corrono sia Loretucci che Fattorini, alla meglio Fattorini che accompagna il pallone nel fallo laterale, battuto ora da Busecchini, Busecchini in avanti per Paliani, aveva sbagliato rimessa laterale ovviamente Busecchini, dando un avversario. Ora Sciacchi, Cucci, Cucci arriva la metà, Cucci la dà a Paliani, a Loretucci che si trova all'interno dell'area di rigore. Ma il pallone viene ripreso ora da Busecchini, marcato da Cucci. Busecchini tira sui piedi di Cucci volontariamente per farla uscire. Battuta di Busecchini che entra sul terreno di gioco e poi ne riesce. Cominciano le prime vibranti proteste per la durata della gara da parte dei tifosi del Cascia. Ma li informiamo che al termine della gara manca ancora un minuto e mezzo, un minuto e 30 secondi, siamo a 47 minuti e 40 secondi. Ora alla tre quarti, Moretti tira ma il pallone viene fermato prima che ne entri in possesso Paliani. Antonini in avanti, Cascia ributta il pallone davanti ma viene fermato da Raffaele Antonini, il numero 10 dell'MC 98, che tenta di darla a Pergolari senza successo. Il pallone rientra in difesa per Proietti, in avanti ma viene buttato fuori il pallone da Ciccolini, alla battuta Pergolari se non sbagliamo. Ora rientra in possesso il Cascia e si trova sulla fascia opposta a noi, il Cascia da solo in mezzo, no, errore clamoroso che poteva sancire un minuto dalla fine, metà della seconda alla fine, la fine della gara. La gara, il Cascia era entrato in possesso sulla fascia opposta alla nostra di un ottimo pallone, Sciacchi si trovava da solo ed ha servito Pasqualucci che era solo davanti ad Altobelli ed è finita. Finiamo di raccontare questa, il quasi 2-0 del Cascia. Sciacchi si trovava sulla fascia, entrò poi nell'area di rigore ed ha servito Pasqualucci che poteva così firmare il 2-0 del Cascia. 2-0, utile ai fini del gol ma ormai inutile perché la gara è finita al 49esimo del secondo tempo. Ora le due squadre si dispongono per effettuare il bel evento del terzo tempo che dimostra la sportività di questi giovani calciatori. Ecco i fischi dell'arbitro, è finita al 49esimo del secondo tempo. Possiamo annunciare che la gara USD Cascia Polisportiva Dilettantistica AMC 98 è terminata sull'1-0 per i padroni di casa grazie al gol al quinto minuto del secondo tempo di Dicurzio, precisamente di Omar Dicurzio. Ricordiamo le circostanze del gol: Dicurzio in area di rigore era già ben appostato davanti ad Altobelli finché un giocatore della squadra avversaria, che ricordiamo forse essere Pasqualucci, ha servito il calciatore che si trovava da solo, praticamente da solo se non affiancato da un difensore lontano però che lo teneva nella posizione non di offside, si trovava davanti ad Altobelli ed ha potuto così insaccare
il pallone all'interno della porta. Ricordiamo alcune informazioni prima di dare le pagelle ai calciatori. Ricordiamo ancora 1-0 per il Cascia con il gol di Dicurzio al quinto minuto del secondo tempo. Ammoniti al 33esimo del primo tempo Ciccolini del Cascia per fallo di gioco. Al decimo del secondo tempo Pozzoni per fallo di gioco dell'MC 98. All'undicesimo del secondo tempo Paoloni del Cascia per fallo di gioco. Ultimo ammonito il numero 6 dell'MC 98 Simone Gentili al 33esimo del secondo tempo per fallo di gioco. Sostituzioni per il Cascia, 12esimo minuto del secondo tempo, uscito il numero 8 Paoloni ed entrato il numero 16 Moretti. Al 34esimo del secondo tempo, uscito il numero 11 Pasqualucci ed entrato il numero 15 Loretucci. Al 42esimo del secondo tempo, uscito il numero 9 Dicurzio, entrato il numero 14 Alemanno, Ludovico Alemanno. Per la MC 98 al 20esimo del secondo tempo sostituito il numero 11 Guzzi per il numero 15 Pergolari e al 41esimo del secondo tempo uscito il numero 2 Marcelli per il numero 14 Fattorini. È stata una partita scevra di emozioni forti all'inizio, precisamente diciamo per il primo tempo, per tutto il primo tempo e per i primi 10 minuti del secondo tempo, ma a partire dal decimo del secondo tempo la partita ha acquistato un alto ritmo di gioco che l'ha portato a diverse occasioni sia per il Cascia per la MC 98. Molti e bravi i giovani da segnalare in questa occasione. Vorremmo ricordare per il Cascia in difesa Ciccolini, Marini e Zamponi, ottime colonne della difesa, meno Rocchi Emanuele che si è rilevato in più occasioni falloso nei confronti di Crespi. Ottima, gli assegniamo un bel lotto la prestazione di Shaki Ali Hassan Ani, uno dei fautori dell'1-0 del Cascia. Segnaliamo poi ovviamente Dicurzio, autore del gol, ottime anche le prestazioni di Paliani e Pasqualucci e segnaliamo anche se ha giocato solamente per... Ecco qua. E segnaliamo anche il numero 15 Loretucci, anche se ha giocato solo per 11 minuti, un piccolo talento in erba della classe 2000 a cui auguriamo di poter esplodere ancor meglio in ambito calcistico. Per la MC 98 c'è poco invece da segnalare, una prestazione forse un po' scialba quella della squadra di Franco Montecchiani, che avrebbe potuto in maniera facile almeno raggiungere il pareggio per 1-1, non diciamo la vittoria perché il Cascia ha realmente meritato in questa occasione. Vorremmo solamente fare i complimenti per la MC 98 ad Altobelli, a cui assegniamo un 7,5 per aver difeso in maniera, scusate l'interruzione, per aver difeso in maniera sicura, prudente ed efficiente la porta della squadra avversaria, della sua squadra, la MC 98. Per quello che riguarda i peggiori in campo, per il Cascia non ne troviamo nessuno, hanno giocato tutti molto bene, mentre per la AMC 98 possiamo soprattutto dire non tanto in difesa ma in attacco, Tromboni avrebbe potuto fare di meglio. Non diamo alcuna colpa a Crespi perché la marcatura effettuata su di lui da parte di Rocchi era molto forte e ha avuto poche possibilità di smarcarsi e di poter andare a porta. Poco presenti anche Antonini e Guzzi, forse anche per colpa di alcuni assist è quando avviene il gol, cross troppo lunghi su cui poco o nulla potevano fare. Dal comunale Santa Rita da Cascia quindi non posso che salutarvi, forse poi ritrovarvi più avanti per delle interviste, ricordandovi che la gara USD Cascia è la gara USD Cascia Polisportiva Dilettantistica MC 98 è terminata 1-0 per i padroni di casa. Ottima la prestazione del direttore di gara Leonardo Cipolloni della sezione di Foligno, al quale assegniamo un 6,5. Prudente nelle scelte, poche e giuste, ben dosate le ammonizioni. Quindi signori, vi saluto e di nuovo ad una nuova cronaca in caso non vi siano interviste. Ci rechiamo ora negli spogliatoi.
Siamo qui, quindi seguono interviste negli spogliatoi, siamo qui con l'autore del gol, il numero 9, Omar Di Curzio. Qui chiediamo subito una delucidazione, l'assist vincente da chi è stato effettuato? Niente, un rimpallo è stato e è mio favorito. Magari il numero 7 ha favorito questo rimpallo. Numero 7, Shaqi, che abbiamo segnalato per le ottime prestazioni in campo. Ottima prestazione anche quella di Di Curzio, che ha portato poi al gol, appunto un passaggio, un rimpallo su cui si è trovato Shaqi e ha passato il gol a Di Curzio, che davanti alla porta non ha potuto sbagliare. E certo, quando in queste situazioni non puoi che segnare. Però ci sono state diverse occasioni, soprattutto verso la metà del secondo tempo e alla fine, in cui avete sbagliato tu e Pasqualucci, che vi siete trovati più volte soli davanti ad Altobelli, non azzeccando però i tap-in vincenti. Eh sì, magari una situazione dove io ero troppo avanti e non sono riuscito a fare il tap-in vincente, però abbiamo vinto comunque, questo è l'importante. Venivate infatti da diversi risultati non utili, l'ultima abbiamo ricordato il 19 dicembre, la sconfitta contro la Merina. Oggi siete riusciti a trovare la vittoria che vi porta così a 14 punti. Direi che una vittoria dovuta anche a un gran gioco di squadra che qui c'è stato, mentre è stato assente nell'avversaria, cioè l'MC 98. Sì, abbiamo sempre avuto questo gioco magari un po' brillante, ci è mancato solamente il gol, ci è mancato un po' di fortuna che oggi abbiamo avuto forse. Ricordiamo, per quasi chiudere l'intervista, che all'andata, ormai a settembre del 2015, la gara finì 1-0 per la MC 98 con il gol verso la fine della gara di Gentili, un gol da fuori area molto bello. E a chi vorresti dedicare a qualcuno il tuo gol, dedicare a qualcuno questa vittoria che è avvenuta grazie a te? Beh, forse la squadra, forse è lei che se lo merita, la squadra, il mister, la società. Ci chiediamo poi le condizioni di Pasqualucci, che è uscito dolorante verso il termine della gara per dei fastidiosissimi crampi. Sì, ora è tutto bene, solo un po' di stanchezza è stata. Perfetto, allora ringraziamo Di Curzio e facciamo a lui l'in bocca al lupo per la prossima gara, che sarà contro? Non ricordo. Poi ci informeremo, grazie molte. Allora, siamo qui adesso invece con il numero 15 del Cascio, Allore Tucci, che ha fatto un'ottima prestazione anche se è entrato per soli 10 minuti in sostituzione di Pasqualucci, infortunato sì, e è l'esordio per Allore Tucci, che è classe 2000, un giovanissimo, la sua prima juniore, si è fatto, ripetiamo, un'ottima prestazione e gli vogliamo chiedere se si è trovato bene con la squadra, se si trova bene con i suoi compagni, con l'allenatore, e come reputa la sua prestazione di oggi. Allora sì, mi trovo bene e vorrei ringraziare il mister William per avermi fatto giocare e basta. Speri vivamente penso poter tornare a giocare in juniores? Sì, spero. Sei adesso con la squadra di allievi provinciali? Sì. Il prossimo impegno è domani? La prossima settimana ricomincia il campionato, gli allievi del Cascia sono del girone di Foligno se non sbaglio. Allora gli facciamo i migliori auguri per il proseguo di attività sia con la juniores sia con gli allievi, augurandoti anche un buon weekend. Grazie. Allora, abbiamo qui per concludere le interviste con il Cascia uno dei fautori, anche se dalla panchina, della vittoria, che è il signor William Alesse, l'allenatore, al quale vogliamo chiedere come vede questa vittoria dopo una serie di risultati negativi e se è frutto di singoli oppure di un gioco di squadra. Beh, frutto sicuramente del lavoro fatto sotto il periodo natalizio, che i ragazzi si sono allenati con molta voglia e molta determinazione. Una cosa voglio precisare: noi dall'inizio dell'anno stiamo lavorando soprattutto con tutto il settore giovanile, non a caso oggi praticamente è entrato un 2000, ma con noi gioca spesso, ha giocato partite titolari un ragazzo uguale del 2000, un esterno di difesa, cioè questo proprio per far capire che noi
puntiamo molto sul vivaio, stiamo lavorando su tutti i ragazzi che abbiamo a disposizione. Cerchiamo, per noi il campionato inizia, quello che ho detto ai ragazzi prima della partita, per noi il campionato inizia da oggi e non ci siamo sbagliati, insomma, la prima vittoria, sperando che il 2016, insomma, porta e sia di buon auspicio, insomma. La prossima sfida è con la GM10 a Guardea, dicevamo prima, se non sbaglio, sono caduti i fogli, molte grazie, la GM10 che è la squadra che oggi era a 7 punti di distanza da voi ed è la prima della zona salvezza, quindi è una sfida importante per la bassa classifica. Per noi sono tutte sfide importanti, voglio solo... saranno tutti per noi scontri diretti, nel senso che noi per salvare la squadra ci servono i punti, ma non sto, io sto tranquillo, nel senso che pensando che siamo stati a giocare con la Merina e la Merina prima in classifica con noi non ha fatto neanche un tiro in porta, ha fatto 2 gol su 2 calci piazzati e noi abbiamo creato tanto, quindi l'importante, insomma, è che i ragazzi credono nel gruppo e che continuano a lavorare come stanno facendo. Oggi dicevamo prima, poi c'era fra l'altro in contemporanea una sfida importante fra Campomaggio e Bosico, che sempre ai fini della zona bassa della classifica, Campomaggio a 19 e la Bosico a 16 punti. Quindi dopo queste parole non possiamo che ringraziare il signor William per averci concesso l'intervista, facendo a lui i nostri auguri per un ottimo proseguo del campionato e augurandogli di uscire al più presto dalla zona play out. Quindi ringraziamo e sentiamo anche l'allegria dei giovani del Cascia che festeggiano questa vittoria dopo diverse sconfitte. Ecco, e con questo urlo Nicolò Sperandei vi saluta e chiude le interviste per la parte dell'USD Cascia. Allora, siamo qui col numero 13 dell'MC98, il portiere, ma oggi non impiegato in tale ruolo, anche se non ha giocato, D'Alessandro Giovanni. A cui vorremmo chiedere 2 cose, sintetizzandole. Come ha visto la gara dalla panchina? E a quali motivi è dovuta questa sconfitta della sua squadra che si trovava a molti punti di distanza dal Cascia? Beh, io penso che sia stata una partita abbastanza equilibrata, la differenza l'hanno fatta la concretezza in sottoporta, quella che è mancata alla nostra squadra. Concordo pienamente. Quindi penso che se ci metteremo un po' più testa e ragioniamo quando giochiamo potremmo andare avanti, se no no, perché si è visto che dopo siamo entrati nel secondo tempo con un'altra mentalità arrendevole e non abbiamo combinato niente. Diamo a te Giovanni l'onere di dare un voto alle 2 squadre, Cascia? Secondo me è 7. AMC98? 5 nel secondo tempo, anche il primo ha creato molto di più, un 6,5, 7 se lo poteva meritare. Facciamo i complimenti innanzitutto a Giovanni per essere stato oggettivo e con lui ufficialmente dalla bellissima Cascia, città di Santa Rita, città di calcio anche di pellegrinaggi, chiudiamo questa cronaca durata moltissimo, ringraziando coloro che ascolteranno e stanno ascoltando questo su YouTube. Noi chiudiamo e vi diamo l'appuntamento ad una prossima competizione calcistica. Grazie a tutti per averci ascoltato e buona vita a tutti. Abbiamo concluso, signori, il viaggio di ritorno da Cascia a Casteltodino e siamo ora proprio a Casteltodino e vorremmo concludere con una breve intervista al numero 9, un altro giocatore della MC98, Riccardo Crespi, attaccante, al quale vorremmo chiedere perché questa sconfitta e cosa ha da rimproverarsi la MC98 in questa gara esterna contro il Cascia. Ma sicuramente l'atteggiamento ci ha penalizzato, perché se nel primo tempo comunque avevamo limitato i danni, pur entrando nei primi 5 minuti con la testa altrove, nel secondo tempo non siamo stati in grado di reagire ai loro attacchi che provenivano da destra, da sinistra, quindi sconfitta meritata. E guardiamo la prossima partita, già sabato prossimo ci aspetta una
partita difficile in casa, però sappiamo che abbiamo dalla nostra un pubblico caloroso che in casa ci segue sempre. All'andata abbiamo perso 3 punti fondamentali. Però chi è la squadra del prossimo turno? Qual è? Il Campomaggio. All'andata perdemmo al 91esimo, a partita praticamente finita anche per colpa mia, però diciamo che la colpa non c'è un colpevole quando perdi queste partite, o quando perdi l'andata, la partita di andata contro il Campomaggio, ma da rimproverare l'atteggiamento di tutta la squadra. Quindi nel prossimo turno sono fondamentali 3 punti, anche perché voi siete ancora a 20 mentre il Campomaggio oggi stava a 19 e non sappiamo cosa abbia fatto contro la Bosico. Esattamente, anche perché, come ripeto, se il Cascia prima non era un pericolo, ora lo è diventato, perché 6 punti sono 2 partite, basta che noi in queste 2 partite non raccogliamo neanche un misero punto e loro ne fanno 2 di fila, che ecco che ci hanno raggiunto e che dobbiamo purtroppo ritornare nel fango della lotta salvezza, e quello che proprio non volevamo da inizio campionato, per come eravamo partiti, puntavamo veramente, forse anche peccando un po' di superbia, di un posto nei playoff, ma ormai. Quindi punti da migliorare per la prossima volta? Allora, in primis l'atteggiamento della squadra, perché come le dicevo prima, fuori dagli schemi, a fine primo tempo, durante il primo tempo ce la caviamo, dopo crolliamo inesorabilmente, è un crollo più che fisico direi anche mentale, perché è la stessa cosa che è successa a Massa, che nel primo tempo pareggiamo 0-0 per poi perdere 5-0, è successa quest'oggi sua Cascia. Quindi in maniera più limitata, però comunque alla fine a salvarci il risultato è stato sempre Matteo Altobelli, il nostro portiere, che ringrazio. E quindi niente, il Cascia ha meritato assolutamente la vittoria, sono una buona squadra. Ricordo un episodio sgradevole che accadde l'anno scorso con un loro tifoso, con un gruppo di loro tifosi che ci aggredirono verbalmente, se non fossero arrivati i carabinieri chissà. Invece quest'anno è stata davvero una piacevole trasferta, passata in compagnia di alcuni amici, in compagnia della squadra. E da recriminare appunto via solo l'atteggiamento, un atteggiamento che assolutamente non può più andare avanti così, e dobbiamo rialzarci, perché come ho detto prima e ripeto un'altra volta, il fango dei playoff è solo a 6 punti, dei playout è solo a 6 punti, quindi. Perfetto, allora ringraziamo Riccardo Crespi che si è dimostrato gentilissimo in questa intervista ormai definitiva di chiusura di questa cronaca della gara USD Cascia MC98, che ricordiamo è terminata 1-0. Sono le ore 19:30 a Casteltodino, in provincia di Terni, in comune di Montecastrilli. Non possiamo ancora che salutarvi e darvi l'appuntamento ad una prossima cronaca di una gara. Da Nicolò Sperandei a Casteltodino è tutto, e ancora buona vita a tutti.